Il progetto è stato avviato nel 2012, è stato cofinanziato dall'assessorato alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro e nello specifico ci ha permesso di potenziare i servizi del centro. Abbiamo attivato un intervento socioabilitativo inerente all'area dell'affettività e interventi espressivo-relazionali che hanno utilizzato come strumento di mediazione l'arte, quindi la musicoterapia, il teatro, la danza e infine la cinematografia. Stasera proietteremo il cortometraggio che abbiamo realizzato con la collaborazione mia, di Andrea Maraffa e di Graziella Costantino, che vuole un po' testimoniare l'essenza della vita attraverso la quotidianità dei ragazzi, della vita dei ragazzi. Quali sono gli obiettivi di questi progetti? Sì, l'obiettivo è quello di promuovere il benessere psicoemozionale, in questo caso nello specifico anche di avere una funzione preventiva rispetto alla psicopatologia che spesso si associa alla disabilità, quindi stati ansiosi, depressivi, attraverso l'arte, quindi si supera la difficoltà che ci può essere di comunicare i propri stati d'animo. L'arte si è rivelata un mezzo che ha dato la possibilità ai ragazzi di conoscersi, di raccontarsi e di relazionarsi al meglio con i vari contesti di vita. Come rispondono i ragazzi a questa iniziativa? I ragazzi sono entusiasti, ovviamente sono entusiasti durante i laboratori e sono entusiasti quando poi la rappresentazione per esempio viene messa in scena nei diversi comuni di appartenenza o durante stasera la proiezione del corto, sono molto emozionati. Oltretutto stasera relazioneranno loro, quindi racconteranno proprio le loro esperienze. Ci sono quattro dei ragazzi, Pier Giorgio Zampino, Teodoro Calabria, Giuseppe Dravì e Matteo Giuppa, che faranno le loro relazioni.